cominciamo con lo scoperchiamento? Sì. Ok, vabbè. Iniziamo a te. Allora. Perché? Passato. No, presente. Ah, perché presente. Sbaglio tutto senza accorgermi. Minchia, perfetta per te. Ma... In. No, ma in dove? Vabbè, volevo capire. Cioè... Ah, ok. Perché sbaglio senza accorgermi? Perché sono molto distratto, sono un po' maldestro e quindi molto spesso combino delle stupidaggini sul palco. Noi esempio, normalmente amiamo chiamarle le batteate. Le batteate, perché sono oggi sempre molto raffreddato e quindi pronuncio male alcune lettere. Per esempio, ricordiamo un episodio importante dell'ultimo concerto che abbiamo fatto insieme, dove è caduto un basso su una birra che poi è caduta su una ciabatta di corrente elettrica, appena abbiamo iniziato il check è esploso il pianto e tutto è saltato. E in tutto questo Matteo, invece che preoccuparsi, ti è andato. Cosa, io prendo il presente che mi piace sempre, cosa mi diverto per finta? Cosa mi diverte per finta? Che comunque ci tiene lui. Ci tengo io alla grammatica. Fantasticare sul futuro, su quello che non sarò mai. Su quello che non farò mai. E... insomma, mi diverte per finta prendermi in giro. Questo è da terza elementare. Dove ho suonato davanti a tutti in solitudine, io la mescolerei, davanti a tutti in solitudine mi vengono in mente le suonate in cameretta quando ero ragazzino, che suonavo da solo in camera, però mi immaginavo gli scenari di enorme gloria e successo, di degli stadi, proprio i stadi proprio, sì, neanche il club. Le fantasticherie sul futuro, ben ricordo, me ne ricordo diversi. Speriamo bene. Chi? Aia. Leggo. Chi leggo? Chi leggo? Che spesso quasi mai. Ma ultimamente ho avuto una specie di super mano immaginare che mi ha spinto, non so bene per quale motivo, verso Hemingway. E quasi mai... Boccia. Mocce mai. Mocce mai, quasi mai. Quasi mai. C'è questo autore che credo sia bolognese che si chiama, se non sbaglio, Valerio Evangelisti, che scrive queste specie di novelle che stanno un po' tra il fantasy e lo storico, che sono un po' imbarazzanti da leggere, quasi come quando ti sorprendono nel bagno a leggere il libro di Dan Brown. Bravo, bella risposta. Meno male che non hai capito. Quando passato ho spaccato per colpa sua. Quando hai spaccato per colpa sua? Quando ho spaccato per colpa sua, ma questa cosa si potrebbe rivolgere per merito suo. Di base io spacco sempre. Diciamo che dipende a chi si rivolge questa cosa, cioè la colpa a chi rivolge la colpa. La colpa di chi? La colpa del destino infame. Della vita, del destino infame. Dai, era per non dire minchia, una volta una tipa mi ha mollato e allora ho spaccato per colpa sua. Qua siamo ai livelli di moccia citato prima. Esatto, perché io leggo moccia. Ma è una domanda un po' così, perché di base io, ma come noi, spacchiamo sempre. Per merito tuo, non per colpa. No, per merito non c'è merito. Ma tu sai che in italiano spaccare ha anche un altro significato. Via. Quando? Futuro. Reciterò. Per colpa sua. Questa rispondi tu. È totalmente irrispondibile. Beh, certo. Cioè, la musica in fondo ti spinge un pochino a recitare un personaggio che non sei tu, ma è anche il suo bello, perché poi recitare è molto liberatorio, cioè ti permette di
di entrare in una dimensione che non è quella della vita tua, dove ti puoi esprimere liberamente, andate a far culo, lo risolvi. Ora tocca a voi. Cosa, io sempre cosa, andrò al futuro. Cosa ingrasserò di più o di meno? Puoi scegliere una parte del corpo. Cosa ingrasserò di più? Beh, sicuramente ingrasserò di più la panza a furia di mangiare tanto. Bene, poi bene, a furia di girare, mangiare panini e patatine. Di meno il portafoglio. Questo mi sembra il lieto fine perfetto di questa intervista.